Ciao ragazzi e bentrovati. Nuovo video, nuova tier list, The Walking Dead. Anche questo video l'avete deciso voi nel sondaggio Instagram fatto qualche settimana fa. Una settimana fa. Eccolo, lo vedete qui. Dai, esci. Eccolo qui. In cui ha vinto quasi col 70% The Walking Dead. Devo dirvi la verità, questa volta non me lo aspettavo, perché c'era, come avete visto, il Trono di Spade, ed ero convinto che vincesse il Trono di Spade, però questa volta invece sono stato contento, perché a differenza dell'altra volta, che preferivo il Signore degli Anelli, ma aveva vinto Harry Potter, questa volta preferivo The Walking Dead e ha vinto The Walking Dead. Piccola precisazione, non terrò conto delle puntate che stanno uscendo in queste settimane, perché ci sono nuovi personaggi, nuove storie, nuove ambientazioni e quindi non ne terrò conto. Adesso però passiamo a ripetere velocemente tutte le posizioni. S i miei preferiti, A quelli che mi piacciono, B quelli che non mi convincono del tutto, C quelli per cui provo indifferenza, D quelli che non mi piacciono. Però come vedete c'è un'altra posizione che è la E. Negli altri video non c'era, anche se l'avrei voluta mettere, però questa volta la utilizzo solo semplicemente perché, anche sul vostro consiglio, per accorciare ancora di più il video, i personaggi secondari, anzi terziari, li ho messi subito già nella E, così possiamo cominciare senza problemi e abbiamo almeno una decina di personaggi in meno, così appunto ne gioverà molto il video. Vi ricordo che in descrizione c'è sempre sia il link della playlist degli altri video della tier list e sia il link per poter voi stessi accedere al tier list maker, che è il sito dove si compongono le tier list. Quindi potrete utilizzare anche le tier list mie che compongo io personalmente, con tanto di foto, quindi di ricerca, eccetera, eccetera, per poi farne un video e magari mi mandate lo screenshot on in direct su Instagram, su Facebook, oppure li caricate da qualche parte, me li mandate sulle mail, così ci divertiamo a commentarle magari e facciamo un video nelle prossime settimane in cui commentiamo le vostre tier list. Però adesso andiamo, partiamo subito con i personaggi. Allora, Aaron lo metto nella A. Perché alla fine fa sempre la cosa giusta. Gli ammazzano pure il fidanzato. Gli tagliano pure la mano, manco fosse Jamie Lannister. Abram, A di Abram, lo metto nell'A. All'inizio mi era antipatico, poi si riprende. Peccato che poi muoia. Aiden, D. Alden, lo metto nella C perché non mi ha mai trasmesso niente. Allen nella D. Alfa A. Devo dire che in The Walking Dead i villain sono caratterizzati bene. Mi piacciono quasi tutti e lei fa parte di quelli. Amy la metto nella C, poco interessante come personaggio. Andrea. L'avrei messa nella D, ma visto che questa volta ho anche una posizione E, la metto nella E. Non sapete quante volte l'avrei voluta vedere mangiata dagli zombie, non ne avete idea, mamma mia, il personaggio che odio di più della serie TV. Arat. B, perché mi stava piacendo come personaggio, anche se cattivo, poi l'hanno fatta morire, non me l'aspettavo e non mi è piaciuta come scelta, però B. Axel, stesso discorso di Arat, mi stava piacendo, anche se non era molto neutro come personaggio, però secondo me un po' di più poteva durare. Benjamin lo metto nella C. Beta, stesso discorso fatto per gli altri villain, per il momento per Alpha, sono fatti bene. Frettolosa forse la sua morte, anche se è morto dopo Alpha, secondo me, ma proprio l'azione di ucciderlo, quando poi ci ha dimostrato di essere veramente molto cazzuto e poi l'hanno fatto fuori così. Beta quindi A. Bet B non le do di più perché non mi ha mai convinto del tutto. Bob D.
mi è troppo antipatico, a pelle, non riesco a spiegarlo. No, di. Cesar, B, perché era simpatico. Caleb, C, poco presente. Capo dei Lupi, C, stessa cosa. Carl, A. Non dovevano farlo morire. È vero che forse le scelte successive sono avvenute in un secondo momento e quindi non ci avevano pensato, però far morire Carl e poi Rick lo mandate via, Michonne lo mandate via e Daryl praticamente si è dovuto sobbarcare tutta diciamo, la fama della serie. E proprio per questo motivo ha perso un po' di colpi, secondo me, nelle ultime stagioni, però con quest'ultima stagione si è ripresa un po' la serie. Carol invece è D. E ci sono dei momenti in cui sembra che cominci a piacermi, poi o comincia a piagnucolare, o comincia a distruggere qualcosa, fa dei guai irreparabili quasi, sembra irreparabili. Poi le fanno fare il Deus Ex Machina, che non so, va a bombardare, va, uccide qualcuno, sa, pure la scenetta con Negan, no? Che nessuno sapeva niente, che Negan doveva andare lì non per stare con Alpha, ma per ucciderla. E tutti quanti amano Carol perché poi lei salva sempre tutti, però dimenticandosi che poi è lei quella che mette sempre tutti nei guai. E poi, raga, non mi piace il fatto che ogni cosa succede, piange. Ultimamente, anche nell'ultima puntata. Non ve le voglio spoilerare le ultime puntate, però, raga, ogni due scene in cui c'è lei, una piange. Connie A. Però la sto ancora aspettando perché mi piace questo personaggio, belle aspettative, però spero che non le fanno fare la fine di Sofia, che poi la trovano morta da qualche parte, soprattutto con la sorella, per fare qualche scena emozionante. Spero di no. Cindy C. Credo che lì andranno a finire tutti, diciamo, i personaggi di Ocean's Side, perché non mi piacciono per niente. Boh, non sono caratterizzati bene, secondo me, o perlomeno a me non piacciono molto. Dale lo metto nella B perché è stato utile al gruppo, però se l'è scelta Andrea, come figlioccia preferita, no? Dante, di Dante. Daryl lo metto nella S, ragazzi, perché come vi dicevo per Piton e come vi dicevo per Aragorn, è il mio personaggio preferito di questa serie e vorrò fargli un dito grandissimo, un dito, voglio fargli un dito a parte, un video a parte. E questo come si chiama? Dawn, sì. Sta nella D, dovrebbe essere lui. D, non perché uccide Beth, ma perché è proprio orrenda, cioè come personaggio, bruttissima. Deanna, B, perché sì, cresce come personaggio, ma non mi è piaciuta moltissimo, come vi dirò invece per il marito, però da moribonda anche mi è piaciuta, quindi B. Denise la metto nella C. Diana la metto nella B perché è molto presente e poi gli arcieri mi piacciono molto. Proprio oggi, questa sera, comincerò una partita, non so come dirvi, a Dungeons & Dragons e sarò un elfo arciere, quindi la metto nella B. Dwight lo metto nella A. Mi dispiace che sia passato a Fear The Walking Dead perché era un gran bel personaggio, mi piaceva molto. Enid la metto nella B perché mi stava piacendo la love story con Carl, poi l'hanno fatto morire e devo dirvi la verità, le love story non le apprezzo molto nei prodotti cinematografici, però questa qui era un po' più particolare, non era la classica storia d'amore e baciucchiamenti e queste cose qui, quindi no, la mettiamo nella B. Eric lo metto nella C, Eugene nella D, ragazzi, non vi spiego nemmeno il perché, non lo merita, ho parlato già troppo anche di Eugene. Gabriel lo metto nella B. Ragazzi, se fosse solo per le ultime stagioni l'avrei messo nella D. Però
però quando era prete, diciamo, mi piaceva. Quindi, però poi è cambiato, poi non mi piace la love story con Rosita, poi magari dopo vi parlo di Rosita approfonditamente. Gareth di e basta. Gary nella C, Gavin nella C, Glenn, lo metto nella S. È banale dire che mi è dispiaciuto per la morte, ma cioè, ho letto anche i fumetti, quindi mi aspettavo che morisse lui, non mi aspettavo che morisse Abram in quel modo, però credo che sia stato uno dei migliori personaggi, quindi sì, lo metto nella S. Gregory lo metto nella D, anche se non meritava di morire così, poi vi spiegherò dopo quando parlerò di Maggie. Mi ha ricordato un po' la morte di Peter Baelish nel Trono di Spade, anche qui. Arlan lo metto nella C, Eat lo metto nella D, mi piaceva come personaggio, poi sul ponte con Tara scompare. Questa ragazza è una forse una delle cose che più mi hanno dato fastidio di questo personaggio. O comunque della serie su questo personaggio. Dove cazzo sta? Non si sa. O farà la fine di Sofia, quindi vedremo che sia morto, oppure non ce lo dicono più. Buco di trama, va bene così. Oppure vogliono farci credere che sia morto con quelle scene in cui i zombie si stavano avvicinando a lui, però non c'è il corpo, non c'è lui zombie, niente. Quindi, boh, mi piaceva come personaggio, ripeto, ma di. Harry lo metto nella D, guarda caso chi è la matrigna? Carol. D. Herschel lo metto nella B, perché non è tra i miei preferiti, però è stato veramente un bel personaggio. Poi anche la sua morte è importante per la trama, per cui sì, lo metto nella B. Il governatore lo metto nella A, stesso discorso per gli altri villain. Lui è uno di quelli che sta meno simpatico, dei cattivi, però ha fatto bene. Poi ha davvero tante stagioni il governatore per fare il cattivo. Jackie la metto nella C, non pervenuta. Jadis invece la metto nella A, mi dispiace che anche lei sia scomparsa, perché mi piaceva molto. Jared lo metto nella D, che bella la sua morte. Jed lo metto nella C, non pervenuto. Jerry lo metto nella A. Allora, Jerry è come la solita spalla comica, però è molto leale, lo metto nella A perché è un personaggio leale, fedele, troppo forse, ma ha un bellissimo rapporto con Re Ezekiel, quindi A. Jesse nella D, Jesus nella S. Ragazzi, è il più grande rimpianto che ho della serie. Jesus non doveva morire. Mi dispiace anche per Glenn, ma vi ripeto che me l'aspettavo, però Jesus era forse il personaggio che più mi è piaciuto a livello di carattere e di scelte. Leale, giusto, ha fatto sempre la cosa giusta, anche se andava contro, diciamo, la legge, contro il potere, eccetera, eccetera. Però attenzione, non sto dicendo che dobbiamo andare contro legge quando lo riteniamo giusto. Contestualizziamo. Stiamo parlando di una serie TV, di prodotti cinematografici, quindi quando dico quello là uccide, che bel personaggio, non è perché mi piace che la gente uccida, ma stiamo sempre parlando di prodotti cinematografici, quindi il personaggio che fa sempre la cosa giusta, anche se deve andare contro la legge, per me è un grandissimo personaggio e mi piace troppo. Quindi S per Jesus. Jim lo metto nella B, durato poco ma mi è piaciuto. Jimmy lo metto nella C. Joe, bellissimo l'attore, non ricordo come si chiama, ma bravissimo veramente. Lo metto nella D perché raga è una merda, però forse l'attore meriterebbe la A, però lo metto nella D perché raga non se ne può, non può passargli liscia la scena in cui stanno per stuprare Carl, quindi lasciamo perdere. Judith la metto nella B, non mi dilungo più di tanto su di lei perché è una bambina, sì, cazzuta, ma è troppo, cioè è una bambina ed è troppo cazzuta. E Justin lo metto nella D, Kelly B,
Patti, che non è un brutto personaggio, quindi la metto nella B. Laura la metto nella D. È stato uno dei miei rimpianti, Laura, perché speravo che si alleasse con Dwight, però invece ha fatto la stronza e tant'è. Lizzie anche la metto nella D, ragazzi, mi ha disgustato troppo quel personaggio, non solo la parte col topo, ma pure con gli zombie. D, non mi venite a dire però che è una bambina, perché ragazzi, mamma mia. Lori anche la metto nella D, mi dispiace per i suoi fan, ma è quasi alla stregua di Andrea. La metto nella D e non nella E, ma semplicemente perché era la moglie di Rick. E che se Rick l'ha sposata, qualcosa di buono c'era. Luke lo metto nella A, ma l'avrei messo nella B, però è musicista, quindi lo metto nella A. Lydia la metto nella B. Maggie, raga, la metto nella D, D di Domodossola. Perché all'inizio era un bel personaggio, mi piaceva la love story con Glenn, anche se troppo, lui era diventato praticamente un'ameba con lei. Però quando lei ha cominciato ad acquisire un po' più di potere, mi ha cominciato a stare un po' più sulle palle perché quasi mai faceva la scelta giusta. E se non fosse stato per Jesus, ritornando al discorso di prima, ne avrebbe fatte di peggiori. E la morte, come vi dicevo prima, di Gregory, l'impiccagione di Gregory, raga, sarà antipatico il personaggio, ha creato tanti problemi, ne avrebbe creati tantissimi altri se non lo uccidevano, tutto quello che volete voi, però uccidere così una persona, impiccandola. Non ti fa diventare un leader amato. Anche perché, raga, ok, Gregory avrà fatto tanti problemi, ma mai quanti ne ha fatti Carol e non mi pare venga punita. Magna la metto nella B, ma potrebbe andare nella A se nelle prossime settimane vedremo che ha fatto qualcosa di buono per Connie, ma se ha fatto qualcosa di male per Connie quando sono fuggite dalla cava, la metto nella D. Martin nella D, Mary, sussurratore, nella B. Mary di Terminus nella D. Merlo lo metto nella A, quasi S. Merlo lo metto nella A. L'attore, a parte in Guardiani della Galassia, mi piace tantissimo. Quell'attore è bravo. Vi ricordate quello che dicevo di Boromir la settimana scorsa? Che un personaggio pezzo di merda, ma che poi si, diciamo, redime e lo fa egregiamente. Forse un po' più pezzo di merda di Boromir, però l'arco narrativo è praticamente lo stesso. Michonne la metto nella A. Sono contento che invece lei sia uscita di scena semplicemente perché stava diventando la parodia di se stessa. Non ci sta come personaggio, cioè come personaggio cupo all'inizio, un po' strano, diffidente ci stava. Quando ha cominciato ad essere molto sentimentale non mi è piaciuta molto, quindi mi fa piacere che è uscita di scena e la metto nella A perché fino a quando è uscita di scena stava ancora reggendo. Mika nella C, Milton nella D. Praticamente la sindrome di Stoccolma aveva questo Milton, era lo schiavo del governatore. Poi qualcuno parlando all'epoca mi diceva, tra fan di The Walking Dead, mi diceva: vabbè, ma qual è la sindrome di Stoccolma? Perché già all'epoca lo dicevo, lui alla fine si redime pure. Ma quando mai? Si redime perché già è condannato a morte, grazie al cazzo. Morales lo metto nella C, lo menziono semplicemente perché lui scompare quasi subito, poi ricompare da buono, poi ricompare da cattivo e quindi lo metto nella C giusto per menzionarlo. Morgan lo metto nella B solo perché ha veramente un'importanza fondamentale, soprattutto all'inizio della serie. È un personaggio canonico, quindi lo metto nella B, ma non è che mi piace tanto. Nabila la metto nella C, giusto qualche scemetta. Natania, stessa cosa, la metto nella C. Negan. Negan piace a molti. Negan l'ho visto un po' come la Juve. Lo amano in tanti e lo odiano in tanti. Perché uccide Glenn, Abraham, è cattivissimo e lo capisco. Però proprio per questo motivo il personaggio forse è cattivo meglio fatto. E lo metto nella S perché ci sono stati momenti in cui stava quasi superando nel gradimento mio a Daryl.
però poi non c'è, non è mai, non l'ha mai superato. E quindi è rimasto leggermente sotto a Daryl, ma di sicuro molto sopra al terzo mio preferito, diciamo, che vi dirò dopo. Nicholas, Dee l'ho odiato e penso tutti voi anche. Noah è pure un rimpianto, lo metto nella C perché è un personaggio che poteva fare di più, però non gli hanno fatto fare niente. Olivia, C. Oscar, C. Otis, C. Patrizia. C, Paola D, andiamo veloce, Pete D, Rachel C, Randall D, Reziel, A. Mi piace molto il personaggio, è uno di quelli fatti meglio secondo me. Proprio il costrutto, tutto quello che si è creato fantasiosamente con il regno, che lui era il re, la tigre, Shiva. E i demoni interiori, davvero bello. Monroe. Allora lo metto nella A perché è un personaggio buono. E vi dicevo prima per la moglie che lui ha un parere particolare su di lui perché? Perché è uno dei pochi, se non l'unico personaggio che nella vita prima, pre-apocalittica aveva un lavoro, tipo architetto se non mi sbaglio, post-apocalisse ha messo in pratica il suo lavoro, ovvero quello di architetto, quindi costruiva case, eccetera, eccetera. Nelle prime puntate, prime stagioni, questa cosa c'era di alcuni personaggi, tu cosa facevi nella vita prima di... Poi credo che tipo dalla seconda, terza stagione già, a parte per lui, quasi nessun altro personaggio è servito per quello che faceva nella vita precedente. Quindi uno fa l'avvocato e magari fa il giudice dentro alle varie combutte che succedevano. Forse i medici, gli infermieri, perché raga, là, come si vuol dire, solo un medico può fare il medico, no? Qualcun altro può decidere se è giusto o sbagliato una cosa, ma non tutti possono decidere come possono fare un'operazione. Quindi, a parte i medici, nessuno in The Walking Dead fa il proprio mestiere anche dopo l'apocalisse. E non parlo solo, che ne so, del musicista che fa il musicista, ma parlo di tutto, dell'ingegnere, del professore, tutto, niente, nessuno che fa quello che faceva prima. Andiamo avanti, Regina D. Mamma mia, Richard B. Rick Grimes, ecco la mia terza posizione, diciamo, preferita. Sta molto sopra Jesus e Glenn, che loro li metto nella S perché sono davvero dei personaggi che amo. Però, diciamo, nei tre miei preferiti ci sono Daryl, Negan e Rick. E poi ha una cosa fantastica, Rick, che ha lasciato un vuoto nella serie. Cioè, parliamoci chiaro. Una volta che è morto Rick, Carl ormai già era morto. Chi si è dovuto sobbarcare le redini del... Chi ha dovuto prendere in mano le redini della serie TV? Daryl. Ci hanno provato mettendoci anche Michonne, Carol. E infatti è diventata un po' più corale la serie. Insieme si prendono decisioni, ci sono più posti, più tribù, eccetera, eccetera. Ma la qualità della serie ne ha risentito. Ora, ripeto, sta migliorando, ma Rick, secondo me, era il protagonista della serie. Roman lo metto nella C, solo perché era riuscito a uccidere, quasi a uccidere Carol. Ron D, fastidiosissimo. Rosita l'avrei messa nella A, ragazzi, però, e dopo parlerò anche di Sasha, che vi anticipo, metterò nella D. A un certo punto con lei si passano a ogni puntata lo scettro di chi fa la cazzata più grande. E Rosita, prima della morte di Abram, era bellissimo come personaggio. Anche dopo, ma poi quando si è messa con come si chiama? Gabriel, no, non pervenuta. Quindi la metto nella A solo perché mi piace come personaggio. Sam lo metto nella C, Sasha, ve l'ho detto, la metto nella D, semplicemente perché non mi è mai piaciuto. Come personaggio, va bene così. Scott lo metto nella C, Shane lo metto nella D perché il suo arco narrativo è indecente. Un po' più indecente è stato quello di Daenerys Targaryen, perché
però diciamo due archi narrativi di merda, quindi lo metto nella D. Shiva la metto nella A, ragazzi. Qualche video fa, credo quello di Harry Potter, vi ho detto che i Deus Ex Machina, che, o perlomeno quei personaggi o animali che vengono messi lì giusto per fare quella scena, per farti emozionare, non piacciono. Però Shiva, non lo so, a me la sua morte mi ha emozionato tantissimo. E il rapporto che aveva con Re Ziegel era particolarissimo, quindi la metto nella A. Schompert lo metto nella C. Siddick lo metto nella A. È uno di quelli che mi piaceva, è morto troppo presto, ma comunque The Walking Dead non dico che è come Il Trono di Spade, o perlomeno sì, cioè non puoi amare un personaggio perché te lo fanno fuori, forse di più Il Trono di Spade fino all'ultima stagione, o le ultime comunque. Simon lo metto nella B, è l'unico scagnozzo di Negan, che anche se era sempre cattivo ed è rimasto sempre cattivo, mi piaceva un po' di più, forse l'attore che ha fatto, o il baffo ad aumentarlo, quindi B. Sofia la metto nella D, resta sotto la macchina e se ne va. Resta qui, non ti muovere, se ti devi muovere vai dritta di là, segui il sentiero, quello lì, ok? E là non si sa che fine fa. E poi, Sofia dov'è? Sofia dov'è? Sempre Carol che piange. Sofia dov'è? Sofia dov'è? E alla fine è morta. E ce la troviamo nel capanno. Magari qualcuno se la immaginava, io no. Comunque, morta. Spencer lo metto nella D. Steven lo metto nella D, dimenticabilissimo. Tara la metto nella B, non le do di più perché non è mai aumentato come personaggio. T-Dog, stesso discorso di Sara, di Tara. Tobin, stesso discorso. Thomas, D. Ma, veramente, boh. Tyrese, B, solo perché accudisce Judith. Bello quell'arco, diciamo, quelle puntate, ma il suo personaggio non mi ha mai convinto. E Yumiko, anche B. Forse la metto nella C. No, la metto nella B perché le voglio dare il beneficio del dubbio per le prossime puntate della prossima stagione, voglio vedere a che punto va, perché la vedo sempre molto cattiva, però è buona. Facciamo B e ci fermiamo qui. E allora ragazzi, abbiamo finito anche questo video qui, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché sto notando che state guardando i video ma non vi state iscrivendo. Va faccia tanto se non lo fate questa volta. Commentate il video, fatemi sapere la vostra. Mettete mi piace, condividetelo e soprattutto vi ripeto che vi lascio in descrizione una tier list che potete creare direttamente voi, mandatemele così ci divertiamo a commentarle. E niente, non ho più altro da dirvi, ci vediamo al prossimo video, ciao.